Allora amici, di nuovo buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Un Caffè Con, rubrica di approfondimento che vi proponiamo sui fatti principali del giorno. Non lo vedete ancora inquadrato, ma gli do il benvenuto e torno a salutarlo ed accoglierlo nei nostri studi. Sto parlando dell'assessore regionale con deleghe allo sviluppo eh, economico delle marche, all'agricoltura, alla digitalizzazione e alla pesca marittima, Andrea Maria Antonini. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Tante novità a cominciare dall'incontro nel tavolo interregionale che si è svolto ieri a Roma e che lei ha in qualche modo coordinato sul fronte delle nuove opportunità. Ieri si è parlato, se non erro, di eh, farmaceutica e eh, biomedicina, tra poco ci arriveremo, ma eh, chiaramente in primo piano oggi sulle pagine dei nostri giornali troviamo la eh, digitalizzazione, che è una, diciamoci la verità delle grandi sfide lanciate e contenute all'interno del PNRR, il Piano nazionale di rilancio e resilienza che utilizza i fondi next generation dell'Unione Europea per portare avanti tutti quei progetti di rilancio delle aree eh, italiane, dei comuni. E nella nostra regione l'attenzione e il focus sono principalmente concentrati su tutte quelle aree, specie interne che attendono di poter ripartire dopo le tante emergenze a cominciare dal sisma del 2016 per poi proseguire alle alluvioni di settembre e di maggio. Allora, vi porto ancora una volta sulle pagine del Corriere Adriatico, i borghi 2.0 tra storia e futuro, vetrine digitali ed eventi live, 7 milioni di euro. Questa la somma del finanziamento ce ne parli? Sì, è una delle misure dei bandi che gestisce la Regione eh, in capo al PNRR come finanziamento. Eh, quasi tutti i finanziamenti PNRR sono a regia ministeriale, solo alcuni vengono gestiti dalle Regioni e la digi digitalizzazione è proprio una di queste competenze che... La regione attraverso il PNRR eh, riesce a eh, diciamo, sviluppare sul territorio con dei bandi specifici. Questo riguarda in modo particolare i comuni, è rivolta ai comuni, sono 7 milioni di euro fino a un massimo di 45 mila euro a progetto. Ciò significa, lo dico in maniera sì, abbastanza sì, certo. che, sì. che praticamente tantissimi comuni, la maggior parte dei comuni che faranno domanda avranno la possibilità di vedere finanziato questo progetto che in pratica dà l'opportunità di organizzarsi sul territorio con eh, commercianti, associazioni di categoria e altri per presentare dei progetti di promozione e valorizzazione proprio del territorio, del proprio comune, che possano essere veicolati. Eh, quindi valorizzati, promossi attraverso la digitalizzazione. E questo è fondamentale perché, come ben dicevi tu, soprattutto nelle aree interne c'è un grande problema di servizi e di diciamo, infrastrutture. Allora è giusto iniziare a parlare di infrastrutture digitali: quindi, per abbattere le distanze, per accorciare i tempi, ormai la digitalizzazione, soprattutto per le aree interne, per le aree svantaggiate, per le aree che sono più difficili da raggiungere è fondamentale, vale quasi come una strada asfaltata e tant'è che appunto si parla proprio di infrastrutture digitali, quindi certo. la possibilità di utilizzare, di promuovere il territorio attraverso la rete, attraverso internet, attraverso il digitale diventa fondamentale perché comunque si può arrivare a contattare veramente tantissime persone sparse in tutto il mondo. Ecco, ci restituisca una fotografia dell'attuale situazione nella nostra regione rispetto proprio alla digitalizzazione. Come siamo messi? Allora, non siamo messi assolutamente male, nel senso che la Regione Marche è una delle regioni, primissime regioni, ad avere praticamente quasi tutti i comuni coperti dalla BUL, che sarebbe la banda ultralarga. Quindi, tranne ovviamente alcune situazioni più periferiche, però nei centri, anche quelli montani, c'è la possibilità di utilizzare appunto un servizio di digitalizzazione che è altamente qualificato e diciamo quindi tecnologicamente avanzato. Questo non avviene, bisogna dirlo, in tutte le regioni italiane. Quindi è stata un'iniziativa eh, un che abbiamo condiviso proprio come servizio eh, e, e, e la stiamo portando praticamente a conclusione. Ecco, rispetto proprio a questo progetto di rilancio, i borghi eh, 2.0, eh, tali fondi avranno una scadenza, cioè i progetti dovranno essere presentati entro una determinata data? Sì, ci sono praticamente, fra un po' si aprirà il, il bando, ma sono tutte cose che eh, diciamo con i tempi giusti. Già sono stati informati i comuni, i sindaci. Solitamente questi bandi rimangono aperti due mesi. E quindi, voglio dire, c'è tutto il tempo necessario per poter fare e presentare gli opportuni progetti. Mh, diciamo che per eh, metà autunno. La, 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 ci sarà la scadenza, adesso i giorni esatti noi gestiamo circa 300-400 certo. <ride> bandi, quindi è un po' difficile avere l'idea di tutti, però, però... Sì, 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 un paio di mesi di apertura, ma sono diciamo, tutti i bandi che eh, diamo l'informazione ai eh, destinatari, in questo caso, ai comuni per l'apertura e la chiusura. Tra l'altro tra le amministrazioni ora è corsa a eh, diciamo ricercare figure addette ad intercettare poi questi fondi no, che arrivano sì. dall'Unione Europea si tratta di personale specializzato e anche qui ancora una volta ricorre il tema della digitalizzazione dell'adeguamento no, al progresso tecnologico se vogliamo fondamentale sì, no, oggi per interfacciarsi. Una cosa giusta Noi, eh, per gestire eh, la mole di bandi che eh, si sta riversando sul territorio, perché il PNRR è diciamo, un importante contenitore dove intercettarli. Sì. Però ce ne sono altri: il Porfesr, l'FSE. Eh, il PSR, Io poi sono tutte eh, sigle, sì. eh, però mm -hmm. comunque relative soprattutto alle imprese, ma anche ai comuni, lo sviluppo in generale del territorio. Quindi è fondamentale avere del personale competente e qualificato. Eh, si stanno nel tempo eh, sviluppando delle professionalità adatte, c'è da dire che tutti i bandi prevedono anche una quota in percentuale proprio da utilizzare per eh, diciamo, le competenze specifiche eh, di eh, professionisti, che eh, è fondamentale. Anche perché, eh, lo diciamo negli incontri che stiamo facendo sul territorio, le opportunità sono tante, i bandi sono tanti, l'unica preoccupazione è saper spendere bene queste risorse e nei tempi giusti. Sul PNRR sappiamo che ci sono delle scadenze oggettive. I il 2026 ma deve essere tutto chiuso esatto. entro il 2026. Su altri bandi invece del POR FESRE sono delle scadenze eh, che riguardano eh, ogni bando singolarmente, però sul PNRR bisogna fare molta attenzione. E noi ne parliamo uh, spesso, abbiamo parlato di digitalizzazione uh, delle amministrazioni, dei comuni, dei borghi ma uh, chiaramente il progetto riguarda o punta, ambisce a coinvolgere la cittadinanza perché i dati uh, diramati insomma, da importanti analisi e studi condotti sul tema lo rivelano, il nostro paese purtroppo è indietro rispetto alla digitalizzazione, complice anche un uh, gran numero di persone anziane che diciamoci la verità fanno fatica a star dietro alle sofisticazioni tecnologiche e allora vi porto amici sulle pagine del Sole 24 ore che ha peraltro ripreso questa importante iniziativa messa in campo dalla mh, giunta regionale si parla di bussola digitale orientiamo con la scritta terminale amo in grande, immagino che sia una scelta anche eh, comunicativa, parte l'alfabetizzazione, scusate, digitale di 60.000 cittadini. Sì, eh, allora, come hai detto bene, eh, abbiamo un problema generazionale che coinvolge eh, la grandissima parte della uh, cittadinanza della popolazione italiana, ovvero quella di non essere nati eh, con la generazione del digitale. Non so se siamo come arrivati il... alla Y, Z, eh Sì, eh. Io, come il sottoscritto d'altronde, tu che sei giovanissima invece sei nata eh. già col digitale. Noi o meno. quelli un po' più eh, grandicelli tipo il sottoscritto si sono dovuti adeguare. Allora è importante invece perché la digitalizzazione, i sistemi informatici, le nuove tecnologie sono assolutamente degli strumenti indispensabili per vivere meglio, eh, per essere anche competitivi eh, da un punto di vista penso alle imprese, ai mercati internazionali, se non sei capace di eh, cavalcare bene questo momento di transizione digitale e tecnologica rimani indietro. Allora è fondamentale eh, individuare delle buone pratiche, l'abbiamo individuato, questo è un progetto quale credo molto, in sostanza ci sono 74 punti eh, sparsi in tutta la regione Marche dove ci sono dei facilitatori, ovvero dei sostanzialmente giovani che di fatto insegnano alle persone, a chiunque, l'utilizzo del digitale attraverso sia diciamo, l'informazione o un servizio diretto, non lo so, arriva l'anziano che vuole utilizzare lo speed, non sa come fare, certo. e quindi viene. Ma anche attraverso delle iniziative di formazione, eh, attraverso praticamente un'informazione generale su come proprio si utilizza e come si può familiarizzare con l'uso del digitale. È fondamentale, non pensiamo solamente a diciamo i settantenni ma ci sono cinquantenni eh, che ancora non hanno questa praticità perché certo. non hanno appunto non sono nati con questo ma pensiamo anche alle tante persone sole che non hanno nessuno che li possa aiutare a volte anche a eh, magari controllare la propria posizione contributiva che ne so eh, pensionistica piuttosto che prenotare una visita una prestazione sanitaria oggi il processo di digitalizzazione ormai ha preso campo quindi tutte le principali strutture e enti locali fanno riferimento alle procedure online, la carta, questa qui non c'è più. Guarda, pensiamo anche a una cosa, una riflessione importante. Dopo eh, il Covid è cambiato il sì, mondo. Certo. E, si parla di più di eh, smart working, si parla di più di punto telelavoro. Eh, la, le persone tendono anche a cambiare il lavoro. Allora ormai avere una anche flessibilità utilizzando questi strumenti è indispensabile, quindi anche proprio sul lavoro, sulle pratiche quotidiane come dicevi tu, sui rapporti, poi dopo è ovvio il contatto visivo, mm. eh, dei luoghi di aggregazione sono necessari. Non li vogliamo eliminare? Assolutamente, anzi soprattutto nei piccoli borghi incontrarsi, vedersi è fondamentale, però allo stesso tempo per rendere tutto più facile e eh, ormai diciamo, per essere moderni bisogna sapere utilizzare questi strumenti. Ultima cosa, per esempio pensiamo anche alla telemedicina, sì. no? eh, la medicina di prossimità che è una, eh, diciamo una delle eh, azioni eh, che questa regione sta mettendo in atto, anche il nuovo piano sociosanitario che approveremo entro ferragosto ecco la telemedicina diventa veramente fondamentale cioè arrivare in quei luoghi dove magari il medico direttamente non può arrivare utilizzando quei device, utilizzando quegli strumenti che ti permettono di fare dei rilevi anche no, parametrici eh, per appunto eh, un po' guardare lo stato di salute della persona a distanza è fondamentale questo proprio. presuppone naturalmente una formazione e una corretta diciamo eh, come introduzione no, a, a questo nuovo approccio eh, della medicina di eh, prossimità anche sì. come ricordava giustamente lei in considerazione dei due anni di pandemia ma lo vediamo anche adesso non ci soffermiamo sulla situazione sanitaria perché ne abbiamo abbondantemente parlato eh, ieri e nel corso di questi giorni però eh, al netto delle varie problematiche insomma gli accessi in pronto soccorso le lunghe liste d'attesa complicano ecco quindi una scrematura laddove possibile eh, no, ci aiuta a proposito di medicina, ieri eh, lei è stato presente, anzi se non erro ha coordinato il tavolo interregionale per eh, parlare del nuovo universo della farmaceutica e del, mio, eh, del biomedicale, settori trainanti per gli investimenti. Eh, ci racconta eh, la pagina Sanità 24 del Sole 24 ore. Spieghiamo in soldoni di che cosa si sì, è parlato. No, eh, si è parlato soprattutto di imprese. Eh, sono dei tavoli che eh, io eh, rappresento le regioni, eh, tutte le regioni italiane eh, perché le marche eh, sono coordinatrici per quelle azioni di rapporto Stato-Regioni sullo sviluppo economico. Quindi eh, tavolo sulla farmaceutica e biomedicale soprattutto relativamente alle imprese. Quindi è fondamentale cercare di sostenere e supportare eh, la farmaceutica soprattutto eh, nell'indirizzo della ricerca perché sappiamo che ormai è indispensabile puntare sulla ricerca e l'innovazione. Eh, noi come Regione Marche, tra l'altro in questo momento, è aperto un bando proprio relativo alla ricerca e lo sviluppo del prodotto e dei processi eh, industriali, quindi legati anche alla farmaceutica, di ben 45 milioni di euro. È un bando aperto ed è rivolto alle imprese, anche alle grandi imprese, non solo a quelle piccole e medie. E, eh, Praticamente sosteniamo attraverso dei finanziamenti quei progetti che vadano proprio nel senso di ricercare nuovi orizzonti, nuovi sviluppi, perché la farmaceutica è soprattutto ricerca. E in più, noi dobbiamo dire che le marche, grazie soprattutto ad alcune aziende, alcune ovviamente non faccio nomi, però certo. alcune molto note, alcune locali, proprio nel senso regionali, marchigiane, altre invece multinazionali presenti nella nostra regione, però hanno alzato l'export della regione Marche. Con delle eh, cifre e proporzioni veramente incredibili, dando uh, un fortissimo supporto al PIL, alla crescita del PIL della nostra regione. E la spinta Quindi, occupazionale. E la spinta ovviamente occupazionale. Oh. Allora, da un argomento all'altro, dalle infrastrutture digitali alle infrastrutture invece che consentono i classici collegamenti tra uno Stato e l'altro, e quelle per fortuna non mancano. Al Sanzio il cargo flette, questi sono gli ultimi dati diramati da. A S'aeroporti ma tengono i passeggeri, anzi addirittura registrano un incremento del 20% eh, raffronto con l'era eh, pre-Covid. Ricordiamo che proprio a inizio di questo anno la Regione Marche ha eh, ulteriormente implementato le tratte che collegano il capoluogo regionale alle principali città italiane, anche verso l'estero. Sì. sì, allora sulla flessione del cargo diciamo che. È un problema un po' nazionale, no? quindi, un po' ne, ne risentiamo anche, anche qui eh, nelle Marche a Raffaello Sanzio. Sulla crescita invece dei eh, passeggeri è un dato fondamentale, perché addirittura è eh, una crescita che è sui numeri anche pre-Covid quindi eh, sì. su, sulle, sulle fasi anche più alte dove c'era certo. stata maggiore crescita diciamo del, 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 dello sviluppo dei passeggeri, traffico passeggeri a Raffaello Sanzio. Questo penso anche perché abbiamo rimesso l'aeroporto eh, al centro delle politiche infrastrutturali eh, della Regione Marche. Partiamo da un presupposto. Se eh, non abbiamo una regione accessibile non ci può essere uno sviluppo economico. Sappiamo benissimo che il PIL di una regione cresce laddove ci siano delle infrastrutture moderne, qualificate, funzionanti e l'aeroporto non è ovviamente l'unica infrastruttura, ma è tra le più importanti. Quindi, aver aperto la tratta dei voli Parigi-Ancona che sta funzionando molto bene, adesso ad ottobre partiranno anche le gare per le tratte a Ancona Milano due al giorno, Ancona Roma due al giorno, Ancona Napoli uno al giorno, cose che attualmente tratte che mancano, oltre altre mete, altre tratte che vanno a guardare soprattutto e non solo la Germania, si sta lavorando per Barcellona. Cioè, ormai... Il fronte dei Balcani, sappiamo che la nostra regione ospita diciamo, sì, una importante anche. comunità. No, eh, proveniente proprio dall'est dall Europa, da, dai Balcani. Ci eh. sono già dei voli quotidiani, anzi più di un volo al giorno per Tirana, per sì. l'Albania ad esempio, no? da Ancona. E questo, il concetto è questo, cercare di eh, praticamente creare delle rotte dove siano sia per turisti sia per marchigiani che vogliono andare a fare turismo, perché comunque è un servizio, ma anche per le imprese. Per esempio, il volo Parigi-Ancona è fondamentale non solo perché noi andiamo che bello a visitare Parigi, che è una città più romantica insieme a Venezia del mondo, ma perché eh, Parigi è diventato un hub fondamentale per quanto riguarda i mercati internazionali, soprattutto dell'est del mondo. Per l'Europa il centro è Parigi, quindi avere un contatto, un collegamento diretto per Parigi significa le nostre imprese di fatto quasi andare a Tokyo, a Pechino, a Shanghai senza dover fare appunto chissà quante ore di viaggio. Senza immaginare insomma, le opportunità anche per le tante imprese legate al mondo dell'artigianato, della manifattura, penso al settore calzaturiero, al settore moda no? che ha, come dire... Punto di riferimento Parigi, se non altro, eh, per chi fosse amante insomma, del, della moda, del glam, del fashion. Esattamente, eh, abbiamo già portato diverse aziende. La Regione fa delle politiche di internazionalizzazione e di sostegno alle fiere, ai mercati esteri per le aziende. Veramente un'azione un importante e eh, molte di queste azioni sono rivolte proprio al, eh, al settore, al comparto del calzaturiero e della moda. Recentemente, nel mese di marzo. Proprio abbiamo inaugurato come Regione Marche ben due di queste fiere a Parigi, eh, Premier Class e tra noi dove erano tantissime le aziende marchigiane e fanno sempre bellissima figura perché dall'estero, in modo particolare dalla, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania, guardano eh, i prodotti marchigiani, soprattutto dell'artigianato e della moda come prodotti di altissima certo. qualità. E il Made in Italy ormai veramente sta prendendo sempre più eh, spazio, più importanza, e siccome le marche eh, sono un po' l'Italia in miniatura, quindi possiamo parlare anche di Made in Marche e, e l'export devo dire che sta riprendendo e sta andando molto bene. Quanto pesa il fattore Russia? Allora, il fattore Russia ha pesato all'inizio, però sinceramente sembrava peggio. Un... Sì, sembrava peggio. Poi per tutta una serie di circostanze invece diciamo che hanno trovato difficoltà chi aveva una, eh, dei rapporti eh, diciamo di esclusività, non aveva una diversificazione di mercati, però eh, le nostre aziende e anche devo dire la Regione Marche abbiamo contribuito perché abbiamo eh, promosso dei bandi dove proprio termine esatto riorientamento dei mercati rispetto alla crisi, alla guerra russo-ucraina ci siamo mossi proprio anche per sostenere le aziende e individuare nuovi mercati. Tra questi, proprio facevi riferimento al calzaturiero, gli Stati Uniti è proprio uno di... abbiamo un progetto specifico sugli Stati Uniti. E lunedì eh, avremo un incontro anche con delle influencer o altro proprio per penetrare il mercato statunitense con i prodotti eh, marchigiani legati alla moda e al calzaturiero. Allora dalla moda all'agricoltura, eh, altro settore in cui lei diciamo, opera, avendone ricevuto la delega in uh, questo mandato, eh, si conclude diciamo, oggi una settimana anche diciamo, operativamente impegnativa, iniziata con la visita del ministro Francesco Lolobri. Lo abbiamo visto settimana scorsa, se non erro proprio eh, sabato scorso, presenziare il taglio del nastro del villaggio Coldiretti. In mattinata invece essere al fianco del comparto pescatori preoccupati per le limitazioni della pesca a strascico imposte dall'Unione Europea. Ecco, proviamo a tenere insieme questo fil rouge che lega almeno nella nostra regione pesca, mondo dell'agricoltura e poi eh, diciamo anche l'allevamento perché di recente è stata sottoposta l'attenzione del Consiglio regionale è una norma che disciplina, che punta a mitigare il rischio eh, lupi per tutti quegli sì. allevatori che vi si imbattono Allora, vari argomenti sì. sulla pesca marittima minuti, no, 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 perciò... per, cerco cioè... di andare velocemente la Regione Marche è molto eh, concentrata a sostenere il comparto pesca marittima la marineria perché rappresenta la nostra tradizione ricordiamo San Benedetto del Tronto è stata la prima marineria italiana oceanica e questo non ce lo dobbiamo scordare perché comunque il passato qualcosa rappresenta, è ovvio che dobbiamo guardare al presente e al futuro, il futuro soprattutto per un'Europa che mh, non fa delle leggi che ci piacciono su questi argomenti, diciamolo in maniera molto chiara, lo dice il governo italiano, noi siamo assolutamente allineati con le iniziative del ministro Lollo Brigida, cerca e tende a limitare mh, la pesca nei nostri mari. Noi abbiamo oltre 750 eh, imbarcazioni, 750 imprese che ci portano del pesce freschissimo eh, tutti i giorni, allora la regione eh, sta facendo delle iniziative a sostegno e a supporto importanti come c'è un bando ancora aperto sul carburante. Eh, cerchiamo di sostenere le imprese proprio con dei finanziamenti diretti per i costi che hanno avuto la crisi energetica. Lo sappiamo perché andare in mare con una barca costa tantissimo utilizzando appunto eh, il carburante con gli aumenti che, che, che sappiamo. Quindi eh, assolutamente a difesa della pesca strascico, dei vongolari, ma anche della piccola pesca, di tutto un sistema che tra l'altro non traina solamente il mare, ma anche quelle aziende che lavorano come indotto a terra, mm -hmm. eh, aziende anche di trasformazione in mm -hmm. questo ambito detto ce ne sono tante del pesce, il, il surgelato, quindi tutto il comparto del freddo. È una catena, una filiera importante che ci vede in prima linea. Altre azioni, parlavi del lupo, il lupo è un problema eh, oggettivo perché soprattutto allevamenti montani, eh, pascoli sono tantissime, non solo gli ovini, non solo le pecore. Purtroppo i lupi arrivano anche a, a, a sbranare eh, cavalli bovini. Allora bisogna fare delle azioni di mitigazione e contenimento. E una di queste è eh, la possibilità di prendere attraverso dei fondi eh, regionali eh, delle recinzioni che possano diciamo, isolare e proteggere, eh, soprattutto, le greggi, ma non solo gli animali in generale. La possibilità anche di acquistare dei cani. Eh, dei cani Maremmani sostanzialmente proprio da, da guardia dei cani pastori importanti. Perché sono un deterrente verso, verso i lupi. Siccome non esiste, è una categoria protetta, quindi ovviamente non c'è la caccia al lupo. Eh no, questo glielo volevo dire perché insomma, mm. esponenti della Lega, non del suo partito, ma della Lega Anticaccia eh, proprio ieri avevano esternalizzato sulle pagine del resto del Carlino queste dichiarazioni. Riaprire la caccia al lupo è una follia, ma c'è cioè questo. Allora, guardate, allora, sono questioni che non, non riguardano la Regione Marche, mm, certo, no? No. Eh, sono di questioni legge nazionali e internazionali. Sì. Adesso si sta parlando di un piano del lupo, diciamo il problema c'è, quindi non possiamo far finta che il problema non esista. Dobbiamo stare attenti perché è vero l'attenzione verso gli animali, però mh, bisogna anche avere, essere informati. No, eh, il cioè, lupo, le, le, le fiabe del lupo, è, bisogna avere dei rapporti eh, con la fauna selvatica. Obiettivi e oggettivi. Il lupo è un top predator, cioè è alla, in cima alla catena, quindi il lupo, dal lupo poi eh, segue i cinghiali, cioè si, si veramente eh, si dipanano tutta una serie di questioni, spesso problematiche. Allora ci deve essere un'attenzione un e comunque un contenimento. Non è, la soluzione migliore probabilmente eh, una riapertura, ma voglio dire allo stato attuale se ci fosse Ma lei è d'accordo o favorevole? Eventualmente. No, io, allora io dico una cosa bisogna studiare caso per caso è ovvio che se la situazione sfugga di mano delle situazioni di controllo e selezione ci potrebbero anche essere Ma si potrebbe operare ad esempio un censimento magari sì, per impedirne in qualche sta. modo la riproduzione, ecco perché i lupi così allora. come gli orsi esistono nottetempo sì. no? quindi forse siamo stati anche noi e parlo di noi riferendomi all'uomo in generale ad invadere troppo il loro spazio, il loro stanno a allora, allora, il discorso è questo... O a eh, rendere difficile... Sì, diciamo, no, 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 a... per carità. Io, io metto, sinceramente metto sempre eh, l'uomo al centro di ogni cosa. Eh, è ovvio che bisogna rispettare e non bisogna inferire e soprattutto no, fare delle azioni diciamo repressive in maniera violenta o altro. Però allo stesso tempo, quando un qualcosa diventa un problema, bisogna affrontarlo. Quindi affrontare non significa fare un far west, così come sui cinghiali, non bisogna fare un far west, però a un certo momento bisogna fare delle azioni di controllo laddove il problema diventa veramente critico. E I lupi sono aumentati tantissimo, tantissimo in questi ultimi anni, eh, sono usciti, stanno uscendo dalla soglia critica eh, della, diciamo, eh, del rischio che possa come. Eh, razza come categoria eh, diciamo scomparire, quindi bisogna fare delle, delle riflessioni. Però intanto noi andiamo sulla difesa e la protezione di quelli che sono dei luoghi adatti per il lupo per andare a eh, diciamo, fare danni, detto proprio in maniera molto chiara. Io credo che conteniamo sia... il problema con queste recinzioni e con i cani da, da, da guardia Si ha condiviso, penso, da tutti no? la problematica e la necessità di affrontare. Chiaramente si discude sulle modalità. Anche siccome. perché finisco. Sì. Eh, Voglio dire, i lupi soprattutto uccidono altri animali, cioè quindi se bisogna avere giustamente una sensibilità verso il lupo bisogna anche averla magari verso altri animali. E no? la catena alimentare. Eh, eh, no, no, però. appunto, però, però nel senso laddove vengono fatti anche dei danni a delle produzioni perché mm. ci sono degli allevatori, dei pastori che vivono di questo, bisogna fare delle riflessioni. Tutto Ma questo qua. è giustissimo. Bene, noi abbiamo finito il nostro tempo, ringraziamo l'assessore, mi perdoni, eh, dirò generalmente assessore regionale perché con tutte le deleghe che ha... Noi abbiamo i tempi stretti, abbiamo il tassativo. Però insomma l'assessore Andrea Maria Antonini abbiamo parlato di tante cose questa mattina: digitalizzazione, sviluppo economico, eh, agricoltura, pesca. Noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Naturalmente eh, la ospiteremo ogni qualvolta vorrà venire a trovarci. Molto volentieri e buona giornata a tutti, grazie a voi. Grazie ancora all'assessore Antonini. Amici, noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata su Vera TV. Arrivederci.